Ragazzi, oggi faremo un video rapido, veloce e vi faccio vedere come attivare la modalità scuola guida, cioè in pratica visualizzare sul vostro MMI la velocità della macchina e anche le frecce direzionali quando vengono attivate, destra o sinistra che sia, o tutte e quattro. Nulla, ma andiamo subito alla codifica. Allora ragazzi, per impostare la velocità, quindi la modalità scuola guida sul nostro display, basta andare in 5F, poi andare su adattamento. Sono due i menu da dover tenere in considerazione. Uno è il Car Function Adaptation, quindi basta scrivere qui Car. E poi scorrere, scorrere, scorrere molto, diciamo, bisogna scorrere parecchio perché la lista è molto lunga. Ecco qua. Drive School, eccolo qui. Attivo. Fate ok e dopo Drive School Hover Threshold High. Attivo. Fate ovviamente ok. Tasto verde in basso a destra. Tenete pigiato. Una volta fatto questo, dovete andare nell'altro menu che si chiama, scrivete già Car Function List CAN Gen 2 e andate a trovare il famoso Drive School, eccolo qui. Mettete disponibile, ok. Tasto verde in basso a destra, tenete pigiato e ovviamente la modalità è attiva. Ora vi faccio vedere il video. Bene, allora si va in vettura, ovviamente. Tasto sinistro, si va in assistenza conducente ed ecco qui la modalità scuola guida. Si attiva e in pochi secondi commuta il segnale per ritornare indietro. Basta pigiare qualsiasi pulsante, si ritorna, si deseleziona. E nulla, è finito. Insomma, ragazzi, questa è la visuale che si vede. E quando si mette anche la freccia, si vede la freccia che lampeggia da una parte o dall'altra. Insomma, un sistema solo per la scuola guida, sembra. Vabbè, c'è chi piace, va bene così. Bene ragazzi, la codifica è finita, la modalità scuola guida è attiva, quindi visualizzerete sul vostro MMI la velocità. Ovviamente non mi risparmio nel dirvi di iscrivervi al canale qui sotto, proprio qui sotto, è gratuito. Ovviamente così mi date anche un vostro contributo e un aiuto. E ovviamente se c'è da commentare, i commenti sono aperti, commentate qui sotto. Ok? Ciao, alla prossima!